7 maggio 2013, ore 23.05. Nel porto di Genova, la motonave Giollinero, durante una manovra, fa crollare la torre dei piloti. 9 i morti, tutte persone che stavano lavorando. Tra di loro anche il primo maresciallo Francesco Cetrola di Santa Marina. Da questa triste esperienza, lei che cosa ha imparato? Ho imparato che la vita purtroppo è imprevedibile, quindi bisogna vivere nel miglior modo possibile. Nell'Istituto Nautico Leonardo da Vinci di Sapri, dove Cetrola si è formato, si continua a mantenere vivo il suo ricordo attraverso la consegna di una borsa di studio istituita per volontà della famiglia. Oggi la cerimonia di consegna, chi ha visto la presenza dell'ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania, è stato accolto dal sindaco Antonio Gentile, dal comandante della Capitaneria di Porto di Palinuro, Francesca Del Re, dal dirigente scolastico Corrado Limongi e dalla mamma di Cetrola, Romanina Alfano. Perché è importante questo momento commemorativo? Deve significare tanto per noi militari, perché è un esempio a dare il massimo di noi stessi con impegno e con dedizione. Deve significare tanto anche per questi ragazzi che dal collega Cetrola devono trarre ispirazione per fare sempre meglio nel loro mondo, nel mondo scolastico, che poi è, diciamo, l'anticamera del mondo lavorativo. Per la comunità scolastica significa dare ai ragazzi un esempio, anche perché se si va a conoscere anche la storia di come si è formato, di come è arrivato a vivere la sua passione, e tutto questo è un insegnamento. E quindi noi diamo, anzi la famiglia, noi come scuola siamo soltanto un tramite, noi diamo la possibilità alla famiglia di esprimere questo valore, no? Del rispetto degli altri, la dedizione, e premiamo uno studente del corso nautico che si è distinto sia nel profitto e soprattutto nel comportamento. Quest'anno a ricevere la borsa di studio è stata Giorgia Barbetta di Pissotta. È un grande onore perché c'era era un maresciallo e dovuto andare a Genova a lavorare, si è dovuto spostare, ed è un grande onore per me, diciamo, rappresentarlo in questa borsa di studio. A Cetrola l'Istituto Nautico Saprese ha intitolato il nuovo laboratorio nautico. È stato inaugurato appena dopo la cerimonia di consegna della borsa di studio. Questa giornata, che diventa anche una giornata commemorativa, chiaramente in qualche modo rievoca quel triste episodio. Come vive questo giorno? Certamente è dura, in questo momento mi sento molto fragile emotivamente, anche se poi nella vita di tutti i giorni si va avanti come sempre, perché si fa quello che si deve fare. Però questo giorno è un giorno molto molto triste, anche perché oggi era il compleanno di Francesco, perciò abbiamo voluto farlo proprio oggi. Avrebbe compiuto 44 anni oggi, quindi sono quasi sette anni che non c'è più, insomma è dura. E da quest'anno la borsa di studio sarà sempre conferita il 19 novembre, giorno del compleanno del militare salernitano scomparso mentre onorava il suo lavoro.